Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento e urla la bufera. Vorrei dire che non vi trovate, non siete stati convocati qua, e vi ringraziamo tutti, da una serie di nostalgici di una presunta età dell'oro, perché non c'è nessuna età dell'oro alle nostre spalle. Ci sono battaglie che si sono vinte, battaglie che si sono perse, tante, come dice Ivano, che c'era nel 60 ma ha cominciato con la legge truffa del 53, perché dobbiamo essere precisi, dovremo poi ritornarci. Idee giuste e tante idee sbagliate. Quello che cerchiamo di fare non è neanche di tendere il filo rosso. L'ho scritto adesso anche su Facebook, in questi giorni i figli sono tanti, le vite sono tante. Quante vite hanno avuto compagni come Ivano Di Cervo, che è ancora impegnato qua con noi, o quante vite hanno avuto i partigiani che nel 68-69 a Milano tornavano a guardare gli studenti, che erano la cosa più lontana possibile, no? dalla formazione che loro non avevano avuto e dalle cose, che invece si rimettevano più in gioco. Non c'è un'età dell'oro, non c'è una nostalgia, c'è il riconoscimento profondo di essere parte di una storia. Come noi ci sentivamo parte, quando io ero studente medio, ci sentivamo la prima guerra mondiale quasi fosse successa due giorni prima, gli arditi del popolo, eccetera, il 68 per alcuni di voi, no, dista più o meno mezzo secolo, come distava mezzo secolo per noi la prima guerra mondiale, no, grosso modo anno più, anno meno. Per la nostra formazione, gli arditi del popolo, il fatto che ci fosse stato uno sforzo di combattere contro il fascismo, no, era stato fondamentale e significativo per tutto il seguito degli anni a venire. Come funzioniamo? Vi abbiamo fatto anche una piccola dispensina con dei materiali per spiegarvi come funzioniamo. Noi facciamo storia orale in un rapporto strettissimo con il circolo Gianni Boso di Sandro Portelli. Sandro si dispiace per motivi di salute, non può essere qui. Vi saluto a tutti, saluto innanzitutto i compagni e le compagne che parleranno. E ci ha chiesto una cosa che ci rende molto orgogliosi, che il materiale che viene creato qui oggi sia poi depositato nell'archivio del Circolo Gianni Boso. Cioè diventiamo un piccolo tassello, anche noi, della storia popolare di questo paese, no? Della storia vista dal basso, lo volete chiamare, o vista da un altro punto di vista, forse è più elegante. Detto ciò, noi abbiamo un video che adesso faremo vedere. Subito dopo Maurizio Filippotti leggerà alcune interviste d'epoca pubblicate su Rinascita, su un numero che si chiamava, intitolato La Nuova Resistenza, uscito nel luglio 60, e che noi abbiamo ritrovato in questo momento nel formato Unità, dove furono ripubblicate almeno in parte, ed era un'opera del giornalista noto all'epoca, molto noto, Romano Letta. Al centro delle nostre preoccupazioni, delle nostre cose, su cui ritorneremo, su Genova, su Reggio Emilia, sulla Sicilia, su questo momento di svolta della vita politica italiana con i suoi 11 morti, di cui 5 solamente a Reggio Emilia, è l'entrare in scena per la prima volta
di un protagonista giovane e inaspettato. Inaspettato a leggere quello che troviamo nelle testimonianze anche dai partiti di sinistra. I cosiddetti ragazzi con le magliette a strisce. AF, edile, 18 anni. Ho uno zio antifascista. Appena ho saputo di Genova, sono andato da lui a farmi raccontare. Mi ha detto molte cose, ma ho capito questo. Ieri è come oggi. Sempre fascisti sono. Anche lui faceva il muratore come me, ma oggi non possiamo più essere sfruttati. Mi sarebbe piaciuto studiare e ho letto che gli uomini vanno sulla luna. Perché io devo lavorare per 12 ore al giorno con una carriola e guadagnare niente? Allora sono andato a San Paolo. Era la prima volta, ma non avevo paura. Eravamo molti. Ho pianto quando ho saputo dei morti di Reggio Emilia. 5 assassinati in piazza dalle forze dell'ordine. Ma ho detto che bisogna continuare a lottare. Non so dire bene perché, ma ecco, vogliamo essere liberi. Sono indipendente, ma ho votato per il PSI alle ultime elezioni. Non sarei andato a San Paolo se si fosse trattato di una manifestazione celebrativa per la Resistenza. La mia non è infatti stata una semplice protesta morale per la partecipazione dell'MSI al governo Tambroni. Dirò anzi che l'MSI mi interessa fino a un certo punto, in quanto è anche ridicolo. Il fatto è che io credo nella Resistenza come un momento decisivo della lotta democratica e popolare, e dirò rivoluzionaria. Per questo ero a San Paolo. Le celebrazioni mi avrebbero lasciato indifferente. La Resistenza come lotta politica e sociale contro il clerico fascismo è invece una base seria di partenza. Non ci possono essere su questo punto compromessi né ritardi. Non capisco le esitazioni dei movimenti politici giovanili. La Resistenza è stata una rivoluzione che non può essere ingabbiata da nessuna formula né interpretata in modo equivoco. Per questo sono, per la più ampia unità di tutti, contro non solo il vecchio fascismo, ma anche contro quello nuovo. Alcuni anni fa credevo che si potesse operare all'interno del sistema borghese e rimuoverlo. Credevo che la borghesia avesse le forze in sé per continuare a essere classe dirigente. Oggi non più. Per me il problema è quello di un'alternativa globale alla borghesia, che riprenda il processo iniziato con la Resistenza fino al socialismo. Di socialismo bisogna parlare oggi ai giovani, perché questo è ciò che essi vogliono, anche se vagamente. A me tocca il ruolo di testimone, ma di testimoni in questa sala ce ne stanno altri che erano presenti a Porta San Paolo quel giorno, ma hanno avuto un percorso diverso da quello mio. Io cercherò anche di tracciare un po' quella che era la situazione dell'inizio degli anni 60, per cercare di collocare pure quello che è avvenuto a Porta San Paolo nel contesto sociale e politico. Beh, erano trascorsi 15 anni da quando era finita la guerra e i momenti più difficili sembravano che fossero superati, perché dal 58 al 63 l'Italia ha avuto quello che è stato chiamato il miracolo economico. Però vediamo cosa era questo miracolo economico. Il miracolo economico in effetti c'è stato, perché le condizioni delle persone fisiche, delle famiglie sono mutate, è mutata anche, diciamo, con la geografia del paese, perché alcuni problemi che avevamo ereditato nel passato, per esempio la divisione nord-sud, in una certa misura è cominciata a essere affrontata in maniera diversa. Però tutto questo non è che è stato elargito da qualcuno. Tutto questo è stato frutto delle lotte che tutti a quei tempi, o perlomeno i più coscienti a quei tempi, hanno fatto
per conquistare questo futuro diverso. Basta ricordare quello che è avvenuto nelle fabbriche occupate subito dopo la Resistenza, basta ricordare soprattutto la lotta che è stata fatta dai contadini, che finalmente hanno cominciato a reclamare la proprietà della terra. Ci sono state occupazioni che sono finite nel sangue, una per tutti, Portella delle Ginestre, che è stata addirittura assoldato il bandito Salvatore Giuliano per liberare quelle terre dai contadini che venivano occupati. Ci sono state tantissime lotte per la democrazia, per la difesa della democrazia in quell'epoca, perché quando si lottava non è che c'era lo stesso clima da allora. Allora il ministro era quel signore che voi avete visto nel filmato, Mario Scelba, il quale era un avvocaticchio siciliano che, siccome era stato segretario di uno Sturzo, un notabile democristiano, anzi di più della Democrazia Cristiana prima di De Gasperi, fondatore anche, aveva avuto questo riconoscimento, fa il ministro degli esteri. Nessun ministro degli esteri che ha avuto l'Italia è stato a quel livello. Ci sono state canzoni che ricordano, vi ricordate Mario Scelba e cose di allora voi siete anziani come me, no? Con la sua scegliere questa cura che non ha paura la libertà. E questo è un po' l'aspetto che riguarda il sociale, cioè come le cose sono cambiate nel dopoguerra, gli anni 60, il boom del 58-63, perché nel 63 siamo ritornati a cambiare. Poi c'è un fatto più politico. Nel 1960 è incominciato a esaurirsi un sistema d'alleanza di potere che aveva istituito De Gasperi. Dopo l'elezione del 18 aprile del 1948, che ci cacciarono dalle guerre, non a me, che non c'è da, però quelli che mi rappresentavano, De Gasperi riuscì a fare una cosa che secondo me gli va riconosciuta: riuscì a combinare alcune esigenze che erano raggiunte con un indirizzo politico che di volta in volta cambiava, cioè assumeva il carattere repressivo con Scelba e assumeva anche il carattere, che posso dire, di non progressista ma riformista in un certo modo, che però gli ha dato la possibilità di vivere fino al 1960 con quel tipo di alleanza. Nel 60 questo è venuto meno ed è cambiato radicalmente, veramente è cominciato qualche anno prima, è cominciato nel 1957, quando ci fu il primo governo, no, con la partecipazione del voto fascista. Il governo Zoli fu eletto con i voti determinanti dei fascisti. Astenzione. Zoli salvò la faccia dicendo che non erano né graditi Astenzione. E né richiesti, però funzionarono, fare benessero. Funzionarono per un paio d'anni, perché tanto durò quel governo. Poi ci fu una cosa ancora più importante, più pesante, l'esperienza Milazzo. In Sicilia ci fu una crisi della giunta regionale, a un certo punto fu tirato fuori dal cappello un certo Silvio Milazzo, che in Sicilia rappresentava la corrente fanfariana, e questo si smarcò da quello che era la Democrazia Cristiana legata alla mafia, e fece una giunta sostenuta da tutti i partiti che facevano parte del Consiglio regionale, eccetto una parte minoritaria della Democrazia Cristiana. Però in questo governo della Sicilia
c'era una macchia grossissima. I fascisti non solo avevano dato il voto come era già avvenuto, ma stavolta erano presenti in giunta con due assessori, due, no? E questo pesò al punto che il primo governo cadde abbastanza rapidamente, fu fatto il secondo con l'appoggio dei fascisti, ma i fascisti fuori. E questo è il secondo fatto. C'è da chiedersi com'è che in queste due occasioni non si ebbe da parte del popolo la stessa reazione che si è avuta poi a livello, quando nel 1960 ci fu un'esplosione che tutti quanti conosciamo. Come avvenne, in due parole solamente, perché molte cose sono state dette, fu nominato primo ministro Tambroni, uno che aveva lasciato le grandi aspettative perché era un membro autorevole della corrente della sinistra della Democrazia Cristiana. Fatto sta che Tambroni andò al governo, pure lui con gli ordini dei fascisti, ma non disse quello che aveva detto Zoli, non richiesti e non graditi. Lui proprio se ne tenuti chiaramente, contrattando. La contrattazione fu fatta da Arturo Michelini, non Giorgio Almirante che avete visto prima nel filmato, il quale stava all'opposizione. Michelini all'interno dell'MSI rappresentava la parte dialogante, la parte più moderata. Solo per quanto moderato fosse, di fronte al fatto che aveva dato i voti che sostenevano il governo, ha chiesto una contropartita. La contropartita è stata questa: tu ci devi legittimare dandoci la possibilità di fare il nostro congresso a Genova, città medaglia d'oro della resistenza. E ovviamente di fronte alla minaccia della caduta del governo, a forza non solo per quello, Tambroni subito ha dato cosa. Quando si seppe che era stato dato questo permesso, in Italia cominciarono a succedere subito qualche delle cose, non è che cominciò da Genova, ci furono altre cose, per esempio a Bologna ci furono le manifestazioni, a Brescia ci furono le manifestazioni e a Livorno ci fu la manifestazione più dura nei confronti del costituendo governo. Poi siamo arrivati al momento in cui il congresso si doveva fare e là la cosa è esplosa. A Genova in particolare, perché era la città che lo ospitava, però in tutta Italia ci furono delle cose. Genova, soprattutto per la partecipazione di tre grandi, Carlo Verdini e poi Terracini, e il terzo che adesso non ricordo, fecero immediatamente un'iniziativa che fece un'iniziativa che però non si trasformò ancora in quello che sarebbe avvenuto dei giorni dopo, e ha perso un seguente. Il fatto è che il movimento che si stava sviluppando ha sostenuto pure quello, la rivolta di Genova, cioè ci sarebbe stata, a mio avviso, ugualmente, perché poi Genova è una città particolare, però è stato sicuramente sostenuto e anche dato da quello che stava avvenendo fuori da Genova. Per cui noi siamo arrivati al punto che il giorno 30 a Piazza dei Ferrari ci fu una manifestazione grandissima. Allora fu detto che dalla stampa che erano 30.000 persone, erano molto di più di 30.000, e soprattutto ci fu un fatto nuovo, nuovissimo, che è già stato accennato. Per la prima volta, oltre ad avere i camalli, cioè i portuali di Genova, oltre ad avere diversi tipi di rappresentanza di lavoratori, oltre ad avere la città, c'è stata la partecipazione larghissima di giovani, i famosi giovani dalle magliette a strisce. Questo meraviglia tutti, tant'è vero che anche la compagna Rossana Rossanda, del manifesto, che era molto attenta a quello che veniva nel mondo giovanile,
fu sorpreso al punto di dire: ma questi dove stavano? Da dove sono usciti? Dentro, in sezione non li vedevamo mai, alle manifestazioni non li vedevamo mai, nelle scuole quando ci andavamo, ma non è che eccellessero, da dove sono usciti? E invece i giovani c'erano, avevano maturato una coscienza democratica, là si fecero sentire al punto tale che gli scontri più duri l'hanno sostenuto loro. Furono i giovani a fare il varco davanti alla polizia di Piazza De Ferraris, e quando poi gli scontri si spostarono in tutta la città, questi giovani non sono scomparsi, sono stati sempre presenti, sono stati pienovali in tutti i momenti, e questo è il secondo fatto. Dopo del 30 la cosa è continuata, perché gli scontri furono naturalmente cruenti, e con la partecipazione popolare che la CGIL fu costretta a fare lo sciopero immediatamente. Il giorno dopo fu proclamato lo sciopero, si ripeterono le manifestazioni, e il 2 finalmente i fascisti che erano andati là per fare il congresso, scortati dalla polizia, dovettero prendere il treno e uno tornarsene a casa loro. Io qua inserisco un episodio che riguarda la nostra città, che è poco conosciuto, pochissimo conosciuto, invece merita di essere conosciuto. Quando i fascisti, i delegati delle PSI che dovevano andare a Genova per il congresso, arrivarono alla stazione Termini, si trovarono di fronte a un nutrito gruppo di ferrovieri organizzati da Ospin, che tentarono di non farle salire sui treni. Mano a mano che i tafferugli andavano avanti, la cosa si è allargata e sono arrivati pure là i giovani con le magliette a strisce, che questa volta però erano organizzati, perché erano parte della Federazione Giovani Comunista e Socialista, e avvertiti erano andati là. Ci sono stati scontri prolungati sui lunghi binari. Questi sono arrivati alle carrozze dove stavano i fascisti, e la polizia è dovuta intervenire a quel punto numerosa e pesantemente per disperderli. La notizia di questi tafferugli arrivò alla Camera del Lavoro, si recarono sul posto tre segretari, fra cui Aldo Giunti, il quale tentò di parlamentare con la polizia, di portare la calma. Invece la polizia cosa rispose? Lo accusò di aver picchiato un giovane, un poliziotto, lo arrestò, lo tenne in carcere 3 giorni e poi lo mandò fuori 3 giorni dopo. Questo episodio, non so quanti di voi lo conoscete, però è una cosa che è avvenuto nella nostra città prima di Porta San Paolo. Arriviamo a Porta San Paolo. E qua interviene il testimone. Io all'epoca avevo 25 anni, militavo nel Partito Socialista Italiano, Corrente Bassiana. Dico questo perché la Corrente Bassiana era quello che esprimeva la posizione più a sinistra all'epoca in questo paese, ed ero il segretario della sezione 107. Anche più sinistra di Centocelle, che era una delle sezioni più attive, e che a differenza di tante altre, proprio perché ci stavamo un gruppo di giovani che era cresciuto insieme, era riuscita a fare un gruppo di giovani abbastanza numeroso. Ecco, per raccontare bene quello che è accaduto il 6 luglio, bisogna partire da questo. La CGIL fece uno sciopero il 2, che fu un mezzo sciopero, perché fecero due ore di sciopero, però ci fu una partecipazione molto grossa da parte dei lavoratori. Ci furono cose incredibili, cioè assemblee spontanee, tipo quella dei ferrovieri alla stazione dei Termini, fatte nelle fabbriche più grosse. Nessuna ha fatto la FATME. Quelle due sulla Tiburtina, che sono
allora Fiorentini e Romanazzi, no? Fabbriche dove io ho fatto il lavoro operaio per tantissimi anni, e il lavoro operaio significava questo: andare là all'ora di pranzo, stare con loro, parlare delle cose e poi tornare a casa. L'ho fatto prima sulla Tiburtina, poi l'ho fatta per 3 anni a Pomezia, facendomi 4 fabbriche ogni giorno. Partivo da Roma, andavo a Pomezia, mezzogiorno alle 2, e parlavo con questo operaio. Qua vi racconto un altro episodio, che non c'entra qualcosa, però è interessante. A quell'epoca noi c'eravamo talmente il rapporto stretto con gli operai, alla Wine, che era una fabbrica che faceva i distributori di benzina. Ci trovammo io e il segretario della FIOM di Pasquale a fare l'assemblea fuori dalla fabbrica all'ora di mezza e a farlo votare sulle due piattaforme. Io proponevo allora 10.000 lire uguali per tutti e il sindacato faceva le rivendicazioni che portava avanti la FIOM d'allora. Facemmo votare gli operai all'unanimità votarono per le 10.000 lire uguali per tutti. Io tornai a casa contento, dico, qual è il risultato? Il giorno appresso sono tornato a Pomezia e ho trovato la situazione capovolta. Di Pasquale se l'era portati alla Camera del Lavoro, aveva parlato per tutto il pomeriggio e le 10.000 lire non erano più un obiettivo che poteva essere perseguito. E questa è la mia prima sconfitta, poi ce ne stanno tante. Andando avanti per quanto riguarda il luglio del 60, dopo lo sciopero della CGIL ci fu questa mobilitazione quasi spontanea, finché a prendere il pallino la direzione del movimento per troppo fu il Consiglio Federativo della Resistenza, che era diretta allora da Ascarelli. Questi fecero una riunione, decisero che avrebbero fatto una manifestazione il 6 luglio. La manifestazione doveva essere un comizio in cui avrebbero parlato Bufalini, Mammì per i repubblicani, poi e per i socialisti comandini e il quarto non me lo ricordo, no? E all'atere del comizio bisognava portare una colonna di fiori all'abide celebrativa dei caduti di Porta San Paolo. Questo fu deciso il 5 mattina. Nella serata del 5 la questura, la prefettura fa sapere, dopo che aveva dato l'assenso a fare il comizio non si poteva fare più per ragioni di ordine pubblico. Il 6 a mattina una delegazione si è recata dal prefetto, è arrivata un'altra testimone, si è recata dal prefetto per dire una cosa ovvia. Allora non c'erano i telefoni, non c'erano. Guarda, la manifestazione si fa oggi pomeriggio, noi come facciamo ad avvertire la gente che abbiamo detto di venire, di non venire più? In particolare, come facciamo, come facciamo ad avvertire quelli che partono dalla provincia, visto che non c'eravamo sicuri, i portuali di Civitavecchia, i lavoratori che lavoravano nelle cave di Tivoli e tanti altri posti, no? Questi, per quelli stavano già in viaggio. La questura fu, il prefetto fu irremovibile su questa cosa, perché noi capimmo che lui non c'entrava assolutamente niente, che c'erano degli ordini che venivano dall'alto e che al fondo di tutto ci stava Tamburoni che voleva riprendersi a Roma dello sbarco che aveva subito a Genova. Questa è la ragione di fondo del loro. Di fronte alla decisione del prefetto, il comitato decise di sfidare il divieto a manifestare, per cui abbiamo dato come concentramento piazza
Albania. Qua vi racconto poco perché molto avete visto nel film, vi racconto solo come ci siamo arrivati. Io, che ero il segretario della sezione 100 celle del PSI, feci la riunione il 5 del direttivo per vedere come saremmo stati in piazza il giorno dopo, e decidevo ad andare insieme ai compagni del Partito Comunista di Centocelle, di cui Bino è presente, stavamo insieme a Porta San Paolo, anche se poi in piazza ci siamo persi in vista e separati, e il giorno 6 io ho riempito la mia 600, perché ero l'unico che aveva la macchina all'epoca, di tutti quelli che ci potevano mettere. Un particolare, questa 600 era una cosa un po' strana, perché non avendo potuto avere la macchina di serie, avevo comprato la macchina fuori serie, cioè una 600 corazzata, carrozzata, Giannini corazzata, dove era? No, ma perché doveva essere, appunto, è bello. Carrozzata Giannini, che aveva questo strano colore, tutta rossa con il tettino femmina. Quindi riconoscibilissima, era di carta d'identità. Durante gli scontri che ci sono stati a San Paolo dopo la carica, ci furono le compagne di Centocelle, in particolare Nino Briganti, te lo ricordi, che mi dissero: noi dobbiamo sfondare. E come? Qua sei detto tu. E mi disse che se volevano denunciarmi, se potevano fare senza farlo spendare, perché ce li mettevo pure la macchina. Un altro episodio che mi tocco personalmente a Porta San Paolo fu questo. Gli scontri come avvennero. Noi siamo arrivati in piazza molto presto, siamo arrivati a Piazza Albania verso le 5. E se non ci stava quasi nessuno, perché là poi dovevano arrivarsi 50 deputati e dovevano farci da scudo, no? E quindi dovevano aspettare 50 deputati. Però mentre aspettavamo 50 deputati e si riempiva un po' Piazza Albania, la polizia incominciò a caricare a Porta San Paolo, prima con gli idranti, e ci fu la scena che non dimenticherò mai. Un economista di grido in questo momento, che risponde al nome di Salvatore Biasco, che io avevo portato alla politica facendolo diventare bastiano, si bloccò davanti all'idrante che è, e lui là è fermo, e quelli tutti quanti puntati su di lui, e io dissi: ammazza che coraggio. Poi lui mi confessò che si era pietrificato dalla paura, era rimasto fermo dalla paura. Beh, durante questi scorsi ci siamo un po' disperti, che è andata da una parte, che è andata dall'altra, e io insieme a Bruno De Vito, un compagno pure lui del PC di Centocelle, che ha lavorato al manifesto lungamente, e un altro compagno, abbiamo cercato di prendere San Sabba, perché era più difficile alla polizia inseguirci dal momento che loro erano guardati e dovevano fare la salita. Ma San Sabba non ci siamo arrivati, perché il poliziotto che ci inseguiva, il gruppo di poliziotti che ci inseguiva, erano svelti, correvano, ammazzate e correvano. Per cui a un certo punto io me lo sono trovato dietro e stavo davanti al bar, unico che c'è là, che sta all'inizio della strada via della Piramide Cesti. Allora dico: entriamo dentro. Siamo entrati dentro in tre, abbiamo chiesto al proprietario del bar: abbassa la sala cinesca. Lui, più bravo di noi, ha fatto entrare anche altri ed ha abbassato la sala cinesca. Solo che uno dei poliziotti è rimasto là, ha cominciato a battere la sala cinesca con la mira che c'aveva in mano, e quello praticamente aperto. E quindi noi con le mani alzate siamo usciti, con mitra puntato dietro la schiena. Franco De Vito disse: ma lo puoi levare questo coso da qua? Quello si impietosì al punto tale che non ci arrestò, disse: andate via. E noi per questo non siamo fra i 700 invece che hanno Bernardino qua. Ovviamente non ce ne siamo andati a casa,
abbiamo seguito gli scontri che ci sono stati poi, bellissimi quelli, in via Marmorata, a Testaccio, dove la gente veramente è insulta e è stata dalla parte nostra. Quando la polizia è arrivata là, gli è arrivata addosso tutto, dal vaso da notte al vaso di fiori, dal messolo alle forchette, quello che non hanno tirato. Però non sono riuscito a fare quello che volevo. A Testaccio non hanno preso nessuno. Ovviamente si sono rifatti dopo, perché quando si sono diradate i fumi, che era irrespirabile, la potete immaginare, dei lacrimogeni, eccetera, e cominciava la fase seconda di Porta San Paolo, che non si è svolta tutta a San Paolo, ma si è svolta a Garbatella, a Testaccio, ed è arrivata addirittura a Villa Gordiani, perché alcune perquisizioni ed arresti, Fattorini, chi lo conosce, Renato, quando è stato di notte a casa, cioè la polizia si mise casa per casa a prendere cose, per cui i 700 penso che siano pure un po' lievitati rispetto a quelli che erano. Questo è il ricordo che io mi porto a San Paolo. Potrei raccontarvi tante altre cose, ma l'ho fatta già troppo lunga. Quello che voglio dirvi è questo. Prima sono state lette delle testimonianze molto belle, che avevano come filo conduttore soprattutto il problema dell'oggi e della libertà. Io credo che se noi facciamo uno sforzo un po' più grosso di quello che abbiamo fatto fino adesso, non solamente manteniamo la memoria, ma riusciamo a costruire qualcosa per rilanciare. L'Università Popolare Antonio Gramsci, con questi seminari che fa sulla memoria, penso che come obiettivo abbia questo, ma noi da solo non bastiamo. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti quanti voi, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo. Se voi pensate a quella che è la situazione che oggi abbiamo, dove a Firenze c'è qualcuno che si permette di dire che bisogna abolire il diritto di sciopero e viene applaudito. Di fronte alle cose che avete sentito dire dal nostro Presidente del Consiglio, credo che ci sia motivi per tutti per cercare di essere attivi in questo momento. Io ho partecipato alla manifestazione di domenica e vi dico che di sabato e vi dico che finalmente sono tornato a casa dopo anni, non mesi, un pochino più speranzoso. Se riusciamo a far capire che qualcuno deve fare qualche passo indietro e qualcuno deve limitarsi per cercare di costruire qualcosa, io penso che questa è l'occasione più grossa che ci sia stata data fino adesso. Non possiamo perderla, non perché se perdiamo questa abbiamo perso sempre, ma perché perderemo sicuramente del tempo, perché io non credo mai alle sconfitte definitive, però credo nel fatto che certe volte su questo bisogna stare proprio per cercare di andare avanti. Grazie. Allora, lui è Pino Santarelli, che è partito da Centocelle insieme e siamo tornati separati. No, Ivano mi ha chiesto, intanto sono arrivato tardi, scusate, ma la mia età si fa pure il nonno, con piacere, però insomma era un impegno. Ivano mi ha invitato dicendomi che sarebbe stato un giovedì, invece però siccome siamo tutti e due ormai vecchi, un po' rincoglioniti, e ci siamo insomma ingarbugliati, chiedendomi di raccontare appunto le cose che ho vissuto personalmente, insomma quel giorno, quei giorni. Io sono cresciuto tra Borgo Alessandrina e Centocelle. Vivo a Borgo Alessandrina
e frequentavo la sezione del PC insieme a mio fratello più grande, che era Via delle Rubine. Era una vecchia casa, una villetta, una vecchia casa, insomma, che era stata requisita da un gerarca fascista e che fino agli anni, fino al 54, è stata la sede del PC. Io sono cresciuto lì. Poi però, nelle vicende della mia famiglia, mi sono avvicinato alla città. Allora si diceva, quando prendevamo il tramvetto, andiamo a Roma. Andiamo a Roma. Quindi era proprio una borgata, borgata. E però il rapporto appunto con il quartiere, con il Centrocelle, io poi l'ho conservato negli anni, ci sono ritornato politicamente con le vicende del manifesto e così via, insomma. Però particolarmente con la sezione socialista noi ci avevamo avuto, il nostro era un circolo da PGC, un circolo prevalentemente di compagni del popolo, operai, garzoni di bottega e così via. C'avevamo due compagni nel corso degli anni che erano stati due studenti universitari e quindi poi universitari, insomma. Uno era Virgilio Gallo, che era stato Virgilio era stato, era l'unico negli anni 50, metà anni 50, era l'unico compagno universitario che noi avevamo, era per noi il fiore all'occhiello, era proprio. E poi qualche anno dopo Nino Briganti, forse qualcuno di noi l'ha conosciuto, insomma. E appunto dico questo, premetto questo per dire che tipo di gente viveva, insomma, era una Centrocelle, era una grossa borgata, una borgata rossa, e questo elemento dell'unità tra le due sezioni era una cosa, diciamo, straordinaria, perché Virgilio dopo il 56 era andato al Partito Socialista, però così, per dire, la deriva autonomista del Partito Socialista che partiva già da allora non lo convinceva, e praticamente tutta questa sezione si era spostata su posizioni bassiane della sinistra socialista. Poi nel 59 io cambiai casa e sono andato a abitare a Villa Corgliani, fece il salto di qualità, insomma, per cui persi di vista, diciamo, i propri compagni del circolo e della FIGC. Per cui il giorno della manifestazione a San Paolo io andai, e veniamo alle cose, insomma, che ricordo benissimo, andai da solo alla manifestazione e andai proprio lì alla piramide e vedo, insomma, lo dico, forse non l'ho mai raccontato, arrivai lì con una grandissima paura, io avevo 19 anni, ancora non l'avevo fatti, e c'erano, scendevano dai camion, dalle cose, tutta la polizia a cavallo, e a me impressionò, mi misero paura, insomma, e mandò subito il ricordo a un giorno molto che avevo già vissuto io, ed era il giorno dopo che gli angloamericani avevano bombardato Suez, e il PC allora nel 56 tentò di fare una manifestazione, e insieme ai compagni di Centrocelle arrivammo, ma eravamo pochi, arrivammo lì scendendo le scalette delle Tre Cannelle, ci trovammo la polizia a cavallo che partiva da Piazza Venezia e arrivava fino al Colosseo. E ce ne andammo a casa, anche perché lì c'erano pochi compagni, dicevano no, la gente non c'è, e quella volta non riuscimmo a fare la manifestazione. Allora arrivai lì e vidi pochissimi compagni, poi seppi appunto che la maggior parte erano lì a Piazza Albania, e insomma mi misi paura. Poi a un certo punto invece cominciarono ad arrivare compagni, insomma. Però la cosa che a volte si è pure esagerata, io credo che la presenza complessiva lì in piazza, compagni, non era,
neanche era una folla sterminata. Secondo me ci saranno state al massimo 5-6.000 persone, ma al massimo. Che però quel senso di paura che c'avevo mi fu praticamente subito cancellata, perché vidi in mezzo alla gente, in mezzo ai compagni, tutti che io conoscevo, i vecchi partigiani di Centocelle, erano tutti i vecchi GAP, quelli di Centocelle e quelli di Torpignattara, con Franco e Lucci, c'erano i compagni appunto che hanno partecipato alla resistenza, e quello mi tranquillizzò enormemente. Poi cominciarono gli scontri, e con mia grande sorpresa e anche piacere, insomma, allora appunto ero un ragazzo, insomma, mischiato insieme a tantissimi altri giovani, capimmo subito, mentre si svolgevano gli scontri, che la polizia a cavallo era, si direbbe, un mostro di carta, insomma, una diga di carta, perché poi è vero che caricavano con le spade sguainate, no? Con le sciabole sguainate, e questo impressionava ovviamente. Però quando capimmo che con le valanche si potevano falciare le gambe, perché lì poi c'era... Le valanche erano una cosa di... la stagionata dei giardinetti, cosa che furono rivelti. Anche loro in macchina. No, ma scusa. No, io... Pure. Una cosa particolare che fu fatta, che a me pure quella mi è rimasta impressa, c'erano i San Pietrini che venivano rivelti e volavano, che era una bellezza questa. C'erano i tortori che non finivano mai, ma a un certo punto comparsero le biglie d'acciaio che furono buttate, perché così i cavalli ci volavano e la gente andava a terra. Io non l'avevo mai vista, però arrivarono pure quelle. Insomma, gli scontri durarono parecchio, e appunto con questa, diciamo, carica, insomma, i famosi filmati dei ragazzi con le magliette a strisce, a un certo punto le magliette a strisce avevano reagito diciamo, a questa potenza militare che avevano messo in atto. Poi a un certo punto si allentarono un po' gli scontri, e c'era un episodio che è stato ripreso pure da quel famoso film che uscì un anno o due dopo, quello Allarmi sui fascisti, che si vede una circolare rossa, e c'era un tranviere che era sicuramente un compagno, perché i compagni scappavano, lui apriva la porta, entravano dentro, erano i poliziotti, gli richiudeva la porta. Poi a un certo punto, una volta che il tram fu pieno, lui ci portò lungo la via delle... Valentino? No, prima, via Marmorata. Via Marmorata. E ci fece scendere poco prima di Piazza dell'Emporio, dove lì si era di nuovo concentrato un bel po' dei compagni, e si riaccesero gli scontri così. A me, cercai di scappare, perché a un certo punto fecero una carica fortissima, io scappai dentro il palazzo, quello che sta proprio su Piazza dell'Emporio, scappai dentro, la polizia bloccò praticamente le uscite e mi presero e mi caricarono su un camion e ci portarono insieme a tanti altri, no? pieno giovane, a San Vitale. Poi la sera tardi ci fecero uscire e la cosa per me finì così. Però la cosa non finì sul piano politico, perché quell'episodio lì mi permise di rientrare in contatto con tutti i compagni di Centocelle, e poi tutto il seguito della mia vita politica si svolta per una buona parte lì a Centocelle. No. Dai, tocca a te. Tocca a me. Vai. A parte quello che mi ha raccontato Ivano, che ha raccontato adesso Pino, io gli scontri più grossi non l'ho vissuti, perché
disgraziatamente, ma l'ho preso molto prima. Di tutti quei grossi scontri. Perché io quando sono arrivato alla scuola di polizia che sta a Castro Petrolio, già c'erano 150-200 persone, io sono entrato verso un quarto alla sette, 150-200 persone che già erano prese prima, perché in quei tempi a Roma c'erano le Olimpiadi, si stava costruendo per le Olimpiadi, e addirittura parecchi dei compagni, dei lavoratori sono stati presi mentre uscivano dai cantieri prima che arrivassero a Porto San Paolo, cioè hanno fatto una retata preventiva per non farli arrivare, che già sapevano che questo sarebbe successo. Tenete presente che io già ho fatto qualche cosa nel 53, sono un po' più vecchio di te, ho un paio d'anni più di te. Nel 53, lavorando in cantiere, perché al Vietnam Banca Garbatella, le case popolari, gente che non c'era possibilità, ho fatto fino al quinto elementare, poi sono dovuto andare a lavorare, cascherino, tipografo, e tutti i lavori che capitavano li facevi, dovevi portare a casa qualche cosa a casa per mangiare, se no c'era fame. Se no questo, non c'era questo, se andavo a scuola, facevano ancora le scuole più sfollate, insegnavano a mangiare, mangiavamo quello. Questa era la situazione. E nel 53, con la legge Truffa, ministro dell'interno Scerba ci attaccava ogni volta e facevamo sciopero su quelle cose, quindi questa nasceva da prima. E quindi questa cosa è già successa. Io lavoravo alla tipografia della Federconsorzi, la Bonomiana, cioè Bonomi, colui che garantiva 4 milioni di voti alla Democrazia Cristiana. Io ero entrato al Federconsorzi non perché mi avevano preso, perché giocavo a pallone un po' bene, mi prese la squadra e mi dette anche il posto di lavoro. Siccome la mia cultura è nata come una rivalsa, io sono stato in collegio a 11 anni, in collegio perché non c'avevo da mangiare a casa, ma hanno preso un collegio dove facevano solo la quinta, ma hanno tenuto un anno senza saperlo studiare. E nel 52, quando ci furono le elezioni a Roma, le suore ci radunarono davanti alla chiesa dicendo che abbiamo sconfitto i comunisti, i nemici di Dio, che bestemmia, conseguizione, ci ha detto che il posto è dovuto. Io quando sono andato a lavorare in cantiere e vedo questi comunisti voracci come me, se facevano un mazzo così, io mi portavo la scimmietta, la cofana così sulle spalle, vedo questi voracci che non erano né mangiare ragazzini, niente, era gente voracci come me che lottava. Da lì sta rivalsa, da lì la mia iscrizione alla FIGC, alla Garbatella, una sezione bellissima, la Villetta, non so chi la conosce, l'antica casa del Fascio, quella sarà la mia seconda casa. E pensate alla difficoltà mia, tornando al lavoro e giustificarmi, io e un altro compagno che lavoravamo alla Federconsorzi, a giustificarmi dal direttore perché mi avevano arrestato, con la paura del licenziamento, vada bene, con la paura del licenziamento, io che dopo 10 anni, per bene di me perché giocavo a calcio, mi ero trovato un posto di lavoro fisso, la mia paura era proprio con mille che mi avrebbero lasciato via. E finché sono stato alla tipografia della Federconsorzi, campavo sempre una spada di Damocle da un momento all'altro che mi potevano lasciare via. E di nascosto c'era la testa della FIGC, non è potevo dire sono comunista, faccio quello, faccio, perché sennò era licenziamento sicuro. Ma quando ci hanno portato dentro, eravamo già tanti, in quella caserma eravamo 470 e ci hanno messo dentro dei garage, proprio questa sala, eravamo un paio di cento per ogni garage di questo. E ci hanno interrogato 2 o 3 volte, ci prendevano uno per uno, a me mi hanno preso e mi hanno portato in un ufficio, una guardia di più, una guardia, ma reggevano di dietro e mi davano le basta per manganellate e calci in culo. Sono arrivato a casa pieno di lividi 2 giorni dopo. C'era una faccia nera, la schiena nera, per le botte che ho preso. E lì ci facevano di, hai fatto questo, hai fatto questo, veramente io non ho fatto niente, io l'ho fatto a Porta San Paolo. Da Piazza Quadrato ho preso la linea B, sono arrivato a Porta San Paolo, chiaro che volevo andare alla manifestazione, ero un compagno, volevo andare alla manifestazione. Ho visto tutto quell'assembramento fuori verso la stazione Ostiense, si erano tutti parati, tutti stregati, come dicevo, tutti pieni, ma pieni carichi. I cavalli invece stavano dall'altra parte, e non c'erano parte, guardi, solo, perché... lì c'erano tutti i camion, c'erano parecchi idranti.
che hanno cominciato a dire ai tranti, io ho detto, fammi via dall'albero, fammi caricare. Sono montato su questa circolare rossa che stava ferma qua, eccola qua, la circolare rossa che stava ferma. Che facevamo? Montavamo, tiravamo sempre tiri, facevamo sempre, e c'era l'autista, faceva perché te ti portava via per volare, a me mi portava, perché c'era un esterno a destra e un esterno a sinistra, e lo portava all'altra parte. Ma non ho fatto tempo, sono sceso, sono scappato, sono andato alla piramide, facevo finta che stavo aspettando l'auto, lì mi hanno preso e si sono crollati. E finito. Cioè io dopo, verso i 6 già stavo dentro, già mi stavano riempite botte. Quindi facciamo queste cose, andiamo a raccontare i posti di lavoro, andiamo a raccontare le scuole, seguiamo queste commissioni perché i giovani sappiano da che veniamo da lontano, abbiamo fatto le lotte. Se adesso c'è qualche generazione che gliela stanno togliendo, non è giusto che gliela tolgano, ma gli dobbiamo l'età, ma quella di tutti loro, facendo l'idea attori e portatori di queste cose giuste come abbiamo fatto noi quegli anni. Ad Augusto Illuminati, altro testimone. Mi chiamo Augusto, frequento il centro sociale ESC e nel 1960 ero segretario romano della FIGC e quindi avevo un qualche ruolo, diciamo, nella... Sai a Piazza del Poggio, scusa? Sì, sì, a Piazza del Poggio c'è una sede. Adesso sai che ci abbia a Piazza, quel palazzo lì, Piazza Vittorio? Ciao. Giuliano Ferrara. Ciao. E quindi Ciao. Le cose sono dissacrate, facilmente. Sulla giornata del 6 luglio dico poco perché io, ma come anche altri che hanno parlato, ci troviamo un po' in una situazione classica da romanzo, Fabrizio del Dongo, la certosa di Parma, che va a Waterloo, che cerca può parlare con Napoleone, arriva in piena battaglia di Waterloo, non ci capisce niente, sta ai margini, viene sballottato di qua e di là, e poi viene a sapere che era appunto Waterloo, no? E io, quindi io appunto i frammenti di Porta San Paolo non sono di grande interesse, stavo dentro il tram famoso, che poi allontanò un po' di gente, poi e poi? No, se fuori parlano. Ah, vabbè. Poi silenzio, prego. Finì sulla collina di San Sabba e lì feci a Sassaiolo come tutti, anche se il mio principale risultato fu di beccare un compagno della schiena con un asse, non feci grandi danni. Piuttosto qualche cosa prima sui giorni precedenti, perché appunto San Paolo ha avuto due caratteristiche: una di essere una specie di giallo bifronte, volta in parte verso l'immediato passato e in parte poi verso il futuro, l'altra che fu ovviamente una cosa al 99% spontanea, ma per l'1% anche per cui ci si era zelantemente preparati, perché non si poteva ignorare. Da Roma a Roma da giorni eravamo soffocati dalla puzza nera di cavallo, perché stavamo lì da giorni e giorni a presidiare, e ovviamente sono state grandi scorte di olio di macchina, di cuscinetti a sfera, perché come puoi subire giustamente erano un buon sistema per frenare le cariche dei cavalli. Poi ci fu la manifestazione che ha ricordato te a stazione Termini, che fu la cosa forse più organizzata e perché mostrò anche una certa capacità di attaccare. Ecco, San Paolo non siamo stati soltanto in modo contrastato e attaccato, quello fu un episodio di attacco mirato che colse di sorpresa la polizia. E poi c'era una specie di, come dire, preparazione preventiva. Queste cose non nascono sul nulla, in ogni quartiere c'erano i fascisti e in ogni quartiere c'era una pratica di ammonizione, di tenerli buoni, di evitare che potessero in qualche modo sostenere il governo. Non c'era jukebox allora che non suonasse quando si faceva il degheio, no? La cosa che suonava il degheio, quello che suonava Santana, la battaglia di Alamo, no? Una sgozzare, no? Era una munizione fervida, diciamo, a tenersi lontano da Porta Santana, infatti non li si vide.
quindi ci fu questa parte di preparazione, lì confluirono forze molto, molto diverse, perché per fare l'esempio che conosco meglio, il gruppo dirigente della FGC Romagna era un gruppo dirigente molto giovane, di origine studentesca, completamente nuova, e però va detto che il 56 aveva scompigliato ideologicamente il Partito Comunista, rinvigorendo da un lato le tendenze, come dire, secchiane, che erano state fortemente deluse e bastonate nell'ottavo congresso, e sviluppando poi tendenze anche completamente diverse, come quelle che erano presenti molto nelle FGC. E a San Paolo si verificò un po' una specie di confluenza, perché specialmente negli scontri del quartiere Testaccio, che furono militarmente il momento più significativo di Porta San Paolo, il resto furono bastonate deputati, cariche, tentativi di contrattacco, ma il grosso si svolse nella lunga guerriglia del quartiere Testaccio, fu animata dai vecchi quadri del PC e della FGC, che non si erano in qualche modo mai rassegnati alla svolta dell'ottavo congresso, no? E fu fatta una tregua, perché noi eravamo piuttosto evidentemente trotskista, quindi eravamo proprio opposti, però su questo si realizzò, diciamo, una felice tregua, e svolse ovviamente il ruolo principale per esperienza, per radicamento popolare in quel quartiere, no? Ricordiamo questo Gino Gambi, che era quello che montava i palchi del PC, ma lì svolse un ruolo da generale Suvorov proprio contro Napoleone, diciamo. E la cosa importante è che però, appunto, in qualche modo si apriva una strada alle cose future, nel senso che a San Paolo si prese coscienza dell'esistenza di una nuova generazione che in grandissima parte era completamente estranea ai problemi del Partito Comunista, del FGC, del Partito Socialista, dei Bassiani, eccetera, no? Era veramente una gioventù senza nessuna affiliazione politica, e quindi ci fu uno spostamento, del protagonismo politico fuori dell'area dei partiti, che nel 60 era completamente egemone e maggioritaria, no? E però immediatamente negli anni successivi si moltiplicano gli episodi in cui i grossi movimenti politici stanno fuori dal perimetro dei partiti e spesso in polemica con questi. Io in qualche modo mi ero preparato, già nell'inverno 59-60 frequentavo attivamente Raniero Panzieri, poi partecipai con lui a alcune riunioni preparatorie di Governi Rossi, e il 62 ovviamente è un anno in cui questi episodi di lotta, che ancora a Roma hanno un connotato molto tradizionale, la presenza edile, cioè del settore più tradizionale, la classe operaia romana era assolutamente maggioritaria, non c'era discussione, e così intorno agli edili, appunto, la marea di cascherini, gazzoni di bottega, eccetera, che erano la propria cascherina, forse la spiegate, più giovane, che erano quelli che portavano il pane, perché come si è scomparso, quindi menzioniamolo. E allora pure il tricicolo, che portavano le cose, ovviamente, certo. E quindi questa caratteristica classe operaia romana, che appunto era artigianale e edile, e appunto in cui i cuscinetti a sfera e l'olio di macchina sostituivano i lucini dei camalli di Genova, che avevano tanti altri tipi di esperienza, pure chiavi inglesi, eccetera. E si apriva però appunto poi anche al nord, con le lotte del 62 e poi col grande episodio di Piazza dello Statuto, qualche cosa che fuoriusciva completamente dai movimenti interni dei partiti e dei sindacati. In qualche modo poi sarebbe sboccato nella stagione del 68-77. Il 60, da questo punto di vista, benché poco ricordato in questo senso, apre questa strada. E lo apre in un grande miscuglio ideologico in cui confluivano pezzi che venivano dal passato, dai vecchi partigiani a tutto il mugugno donofriano, della federazione romana, che aveva inghiottito male l'ottavo congresso, fino a tutti quelli che poi sanno i protagonisti anche il manifesto, per
pensiamo a figure come Natoli, Luciana Castellina, che erano fortemente presenti, diciamo, nel quadro romano, nelle FGC, eccetera, e questo in qualche modo rappresentava lo snodo verso il futuro. Concordo anche che poi la manifestazione facciamo pure 10.000 persone, ma insomma è una cosa abbastanza limitata come partecipazione, però assolutamente potente come composizione sociale, come composizione generazionale, e quindi che si apriva al futuro. C'erano quelli che venivano dalle lotte del 53 e del 48, un po' di prima, e poi diciamo i pischelli che si erano formati nelle prime manifestazioni per Cuba, per l'Algeria. Suez era già passato, era ancora l'Algeria, Cuba, no, però siamo lì. I primi episodi c'era la cosa di Lumumba, e si intrecciano alcuni di questi episodi, si intrecciano certamente nella mia memoria con l'anno 60, ed è un primo prova di una mobilitazione, come dire, tipo in qualche modo nuovo rispetto a quelle del passato, che poi sarebbe sboccato, diciamo, a Valle Giulia, che è in qualche modo la grande rivincita del 60, quando appunto la polizia per la prima volta arretrò di fronte in uno scontro. Ecco, questo mi ricordo, diciamo, del luglio del 60, dei suoi effetti politici e delle miriadi di episodi in cui poi si disperse, in cui poi alla fine cercammo tutti di tornare a casa, era grosso problema. Ricordiamo, qualcuno l'ha ricordato in questi giorni, che in tasca ci portavamo sempre il gettone del telefono per avvisare casa se succedeva qualche cosa o se stava per succedere qualcosa. Non lo usavamo per telefono, ovviamente, come dice il nostro caro Renzi, insomma, aveva una funzione anche allora, a parte il sacchetto di gettoni che potevo essere usato in modo contundente, diciamo. Ma comunque il gettone era un nuovo metodo di comunicazione.